Con Massimo Falcinelli, presidente dei Priori Serventi 2018, si avvicina il Piatti Sant'Antonio, tradizione sentitissima a Santa Maria degli Angeli. Quest'anno i Priori Serventi hanno voluto un po', diciamo, portare delle novità, tra cui un artista di livello mondiale, Saimir Strati, che è qui con noi. Che cosa. Quest'anno, come buonasera a tutti, sono Massimo Falcinelli, il presidente dei Priori Serventi 2018 del Piatto di Sant'Antonio e insieme agli altri una piccola rappresentativa dei Priori che siamo in 12. Vi presentiamo quello che quest'anno è un po' il nostro punto di forza rispetto a tutta la prioranza. La festa del Piatto di Sant'Antonio è una festa molto sentita qui a Santa Maria degli Angeli, primo perché Sant'Antonio è un copatrono. E secondo perché proprio rispecchia molte delle caratteristiche di tutti gli angelani, l'amicizia, la solidarietà e altri aspetti. Ogni anno, ogni prioranza di fatto cerca, oltre all'operato di quello di organizzare la festa che ci sarà a gennaio, dal 6 al 22, con diciamo, il culmine della festa che sarà la domenica 21 gennaio, cerca di realizzare qualcosa che poi sia un segno tangibile del suo operato di tutto l'anno. Quindi quest'anno ci siamo un po' adoperati per cercare di realizzare qualcosa che, oltre ad essere di un'importanza per la città, dal punto di vista dell'effetto, un effetto wow, diciamo. Per cui abbiamo cercato un artista che nel suo genere era un particolare, ma particolare per l'utilizzo dei materiali che di fatto usa per le sue opere. In questo Sami Strati è stato la scelta migliore, primo perché è un artista di livello mondiale, secondo perché ci ha permesso di realizzare quest'opera che sarà un Guinness World Record di oltre 26 metri quadri con 2 milioni e passa di chiodi. E lui sta realizzando quest'opera qui nella nostra città, via Los Angeles 81. E invitiamo tutti a visitare l'opera perché è bella non nel suo finale, che sarà sicuramente stupenda, ma è bella vederla come la realizza, con la cura, la precisione che ci mette per realizzare quest'opera, che rappresenta i tratti caratteristici della festa del Santo, con Sant'Antonio, gli animali e poi non vi svelo altro perché vi invito per questo a venire. E poi perché comunque noi ci crediamo molto in questo. Con l'amministrazione comunale già stiamo lavorando su dove poi posizionare quest'opera quando sarà terminata. Abbiamo individuato forse il punto migliore che dovrebbe essere il Teatro Lirico, che già è di per sé è un teatro e quindi è un degno posto per ospitare un'opera di questo valore, secondo noi. E quindi cercheremo poi di posizionarla lì. L'opera sarà finita proprio a gennaio, diciamo a ridosso della festa del Santo. Quindi per questo vi invitiamo a vederla. È un capolavoro, sarà un capolavoro quando è finita, ma è un capolavoro vedere lavorare l'artista nel suo operare. Grazie. L'appuntamento con il Piatti Sant'Antonio quest'anno? Quest'anno l'appuntamento del Piatto di Sant'Antonio è domenica 21 gennaio. Vi aspettiamo, ci sarà parecchie novità rispetto anche agli altri anni, dal ritorno della fanfara della polizia, una mostra di carrozze, a un evento particolare che sarà il lancio promozionale della Sisi Città Amica degli Animali. Quindi le novità ci sono e noi stiamo lavorando per questo perché sia una bellissima festa e aspettiamo tutti per quel giorno. Con l'artista albanese Saimir Strati, al quale chiedo, diciamo, quanti Guinness fin qui ha realizzato e che numero rappresenta questo futuro Guinness. Unë jam bajtës i 10 rekordeve Guinness, i regjistruar në librin e rekordeve Guinness për 10 herë dhe do të veçoja rekordin e parë, ka qenë portreti i Leonardo da Vinci i realizuar me gozhd. Fino adesso ha portato, diciamo, 10 record Guinness ed è stato iscritto per 10 volte nel libro dei Guinness. Questo sarebbe l'undicesimo. Tra i più importanti record, diciamo, quello che gli è rimasto più a cuore è Leonardo da Vinci, il suo primo Guinness fatto coi chiodi. Ai rekordi i dytë që do të veçoja ka qenë dimensioni më i madh në botë i realizuar me tapa të verës
dhe ka një sipërfaqe për 175 metër katror dhe si subjekt është shkrimtari portugez nobelist José Saramago. Ok, il secondo record Guinness che lui porta a cuore è anche il più grande da lui realizzato, è fatto coi tappi di sughero e porta una superficie di 175 metri quadri, è esposto in Portogallo e rappresenta uno dei scrittori più grandi, il quale ha vinto diciamo anche un premio Nobel, José Saramago. E ndërsa rekordi i tretë që do të veçoja është portreti i Nën Terezës i realizuar me kapse teli dhe është i gjitha një sipërfaqe prej 10 metër katror që përmban 1 milion e gjysmë kapse teli. Do të thoja, ky ka qenë rekordi i 10 imi dhe pas këtij kam kënaqësinë që të vi në Itali dhe të bëj një tjetër tentativë. Il suo terzo record che porta più a cuore sia per la storia che porta, diciamo, è Madre Teresa di Calcutta. Lui lo porta a cuore per il significato che ha avuto questo Guinness, è il decimo e l'ultimo fino adesso, e è fatto con i sparapuntini e porta una superficie di 10 metri quadri. Che significato ha per Saimir Strati essere ad Assisi e soprattutto rappresentare, cercando di battere l'ennesimo Guinness, il volto del santo protettore degli animali, patrono di Santa Maria degli Angeli? Po, e prita per knajsi ftesën që më bërën priori serventi këtu në Assisi dhe për të bërë një rekord në Itali ishte knajsi dhe një nga ëndrat e mia. Mendova që subjekti ishte shumë i përshtatshëm për të përdorur gozhdët dhe do të si subjekt do të ishte portreti i Sant Antonio Abates dhe për krah të tij do të jenë dy pëllumba të cilët simbolizojnë paqen dhe mesazhi që përcjell kjo vepër do të jetë nëse ne duam paqen, më parë duhet ta japim atë. Per lui la prima volta in Italia per un record Guinness, è stato molto felice e onorato dall'invito dei priori serventi 2018. Assisi per lui è una città di un patrimonio culturale immenso ed è veramente onorato e felice di poter fare quest'opera. Simbolo di quest'opera è Sant'Antonio Abate, accompagnato da due colombe, una alla quale la vediamo, e città d'Assisi, una città della pace, e anche la colomba in sé per sé è simbolo della pace. Lui tramite la sua opera vuole trasmettere il messaggio che per ricevere la pace dobbiamo prima saperla donare. E, è felicissimo di questa cosa e non vede l'ora che finisca e che la gente possa venire a vedere l'opera da vicino, sia durante la sua realizzazione e anche alla fine. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie.